Fra pochi giorni inizierà la 14ª edizione del Faito Dog Festival. Questa manifestazione, come ogni anno, riunisce moltissime persone che vengono da tutto il mondo e abbiamo una magnifica giuria internazionale quest'anno, con presenza anche di un polacco e di un iraniano. E il tema di quest'anno sarà la metamorfosi. Già l'anno scorso questo tema era stato proposto, però avevamo fatto soltanto in parte la programmazione del festival, privilegiando i cortometraggi. Quest'anno avremo i lungometraggi, sono 8 esattamente, così come dei cortometraggi e tantissimi eventi collaterali collegati alla metamorfosi. Diciamo che il Faito Dog Festival prosegue le sue metamorfosi dal 2020 al 2021 con un programma incredibile, dove verrà valorizzata in primis la fotografia attraverso 4 mostre di fotografia e 2 direttori della fotografia che sono veramente straordinari, che sono Valentina Summa e Staron Wojtek. Vogliamo veramente valorizzare questo mestiere nel cinema e proporre, attraverso anche un laboratorio di fotografia stenopeica che ricorda veramente le camere oscure come erano create nel passato, e ciascuno potrà rifotografare come nel tempo attraverso questo laboratorio. Poi abbiamo creato questa nuova finestra Doc Now sotto l'iniziativa di Antonio Maiorino, fedele amico e ottimo giornalista di cinema, che permetterà di riunire interviste di documentari di tutto il mondo premiati nei grandi festival di Super EA, avendo anche tra l'altro ospite Mo Scarpelli, una regista americana che farà un intervento seguito alla premiazione del suo film, che verrà proposto il giorno 25, domenica 25 alle ore 17. Doc Now è una cosa bellissima perché ci permette così anche di maturare una riflessione su come evolve il linguaggio del cinema documentario, di fare un punto sul ruolo anche del cinema documentario nel mondo di oggi. Sarà una settimana ricchissima di eventi, non solo documentari e incontri con i registi, gli autori, i produttori, ma anche passeggiate artistiche, anche performance, anche musica, veramente tantissimi eventi, incontri tra maestri del cinema. Ci sono ben 7 maestri del cinema di scuole di tutta Europa e anche fuori Europa, perché c'è anche la Tunisia presente. Insomma, sarà un momento in cui ciascuno che desidera tuffarsi nella cultura può partecipare e incontrare personalità che raramente ha la possibilità di fare, perché dall'Iran, dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Turchia è piuttosto raro un'oasi di incontri come sul Faito può avvenire in questo belvedere sul mondo. Il Faito Giovani è un laboratorio dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Quest'anno ci sarà Matteo Frasca, un educatore e animatore del Michele Nord Aiello, di Pontedera, e Michele Aiello, un regista che ha appena vinto il Biograph Film a Bologna, e quindi i ragazzi potranno imparare e parlare delle città invisibili di Calvino, il loro sogno di città. Dal 20 al 27 luglio sul Monte Faito interamente. Di fronte al centro sportivo, in un'area allestita chiamata la Casa del Cinema, e lì ci sarà anche la possibilità di campeggiare, di alloggiare per i giovani con un campeggio durante tutta la durata del festival. Che è un'area attorno al cinema, permette così di essere in contatto stretto con tutto ciò che si svolgerà al festival.